La dottoressa Graziani, oggi il patrimonio bibliografico che documenta nei secoli il contributo culturale dato dall'illustre famiglia cosentino dei Maria Greco. Beh, il patrimonio bibliografico che ha donato alla biblioteca alla famiglia Maria Greco è di una importanza eccezionale perché documenta la storia di Cosenza, della Calabria, della cultura occidentale, cominciando dai primi testi degli incunaboli con i timbri di Aldo Manuzio. Questa donazione è una donazione che dà prestigio alla biblioteca e dà prestigio e dovrebbe essere studiata e ammirata anche dai cosentini. Perché, come dicevo, tra le pagine ci sono non solo manoscritti e incunaboli, ma le prime stampe delle prime riviste cosentine, tra cui il Gravina, che è stato fondato da uno dei fratelli, Maria Greco, e lo ha fatto a sue spese, senza nessun contributo. Quindi è una, come dire, è un grazie ad una famiglia che nei secoli ha dato il meglio del genio italiano. E l'ha dato perché noi lo potessimo apprezzare e ammirare. Il grande contributo culturale dato a Cosenza e all'Italia dall'illustre famiglia cosentino dei Maria Greco. Sì, è stato sempre un mio desiderio quello di poter rendere pubblico questo grande patrimonio letterario fondato sin dal 1700 dai miei avi, perché ritengo e sono del parere che un patrimonio di questo valore, di tipo umanistico, giuridico e anche scientifico, non possa essere più confinato negli anni 2000 nel ristretto di una casa, ma che debba essere reso fruibile da parte degli studiosi. E questo mi è sembrato anche un modo per poter eternizzare il valore della biblioteca e della mia famiglia, che altrimenti si sarebbe perso per sempre. La Biblioteca Nazionale di Cosenza è il patrimonio, in questo caso, della famiglia Maria Greco. Allora, è per noi un grande onore, e non solo per la Biblioteca Nazionale ma anche per tutta la città, la presentazione oggi di questo fondo librario che è di una rilevanza storica, biblioteconomica, economica e sociale, perché lì dentro c'è la storia veramente della città e di tutta la regione, partendo da manoscritti, partendo da pergamene, partendo da roggiti, per arrivare al De Rerum Natura, per arrivare a volumi dell'Ottocento. Un percorso storico dove ognuno di noi si può rispecchiare. Quindi